Buonasera, siamo live dal negozio. Oggi siamo nuovamente con Veronica, aspettiamo che si connetta qualcuno. Vediamo, aspettiamo che arrivi qualche notifica, e arrivi la gente. Buonasera, chi sta arrivando? Oggi parte 2 dell'album Stamperia con Veronica di Spells of Paper. Vi rimettiamo di nuovo il link anche alla sua pagina. Aspettiamo un attimino, tanto vi faccio vedere quello che poi sicuramente Veronica ve lo farà rivedere di nuovo. Intanto io introduco, poi passo a lei la parola e la parola e le mani, l'operatività. Questo è quello che abbiamo fatto. Buongiorno a tutti e a tutte. Ciao a tutti, vi faccio rivedere dove eravamo rimasti. Quindi ieri abbiamo fatto la struttura, la copertina, con il nastro che esce da una parte e dall'altra. Questa è la nostra chiusura un po' da tagliare perché in questo momento è lunghissima. Abbiamo rinforzato il dorsetto con un altro cartone vegetale rivestito. E per ora abbiamo fatto i 3 buchi sotto e sopra con il rivetto per rinforzarlo. Dopodiché abbiamo creato la nostra prima pagina interna, sempre tutto a tema appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, con una finestrella qui e con una bustina qui con dentro una card. E sul retro avevamo deciso di fare anche questo elemento decorativo, il tutto utilizzando le carte stamperia del Pada Alice. Buon pomeriggio a tutti quelli che sono arrivati. Allora, proseguiamo. Oggi facciamo altre 2 pagine interne e assembliamo il tutto. Quindi vi passo Veronica che continuerà. Quindi io rimango qui nei paraggi, vedo i vostri commenti e commento io stessa di fianco Veronica. Buongiorno a tutti. Allora, ieri abbiamo fatto la struttura dell'album e una pagina interna vi ha già illustrato tutto Elisabetta. E oggi facciamo le altre 2 copertine, le altre 2 pagine interne e io inizierei con questa con il cappellaio matto. Ho già preso le misure per Tagliarla. sì, ho cercato di prendere il coniglio, poverino, e non tagliarlo in mezzo. E ce l'ho Tanto io sono fatta. qua ad assisterti, come ieri. E con questa e dentro questa pagina farò una. Perché non riesco mai ad aprire ogni volta. Un po' duro, sì. Sì. Farò una card pop-up a cascata. Allora, qua lo taglio a 1,5 cm, sì, più o meno. Un Più o centimetro e meno, sì. mezzo, più o meno, sì. Le pagine interne hanno una misura di 29 per 19 centimetri. Qua invece l'ho posizionato. Estese, Sì, per esatto, perché estese. poi vanno piegate a metà a 14 centimetri e mezzo. Qua invece lo piego a, cioè lo taglio a 7,2 centimetri. E questa la conserviamo perché Ovviamente questo da ritagliare, la assolutamente da utilizziamo, ritagliare, esatto, per assolutamente. decorare. E poi qua metto 19 centimetri, sì, taglio e conserviamo anche Quindi questa. la piega la farai qua. Ho A 14 centimetri e fatto un mezzo, segno sì, con con la la matita matita per. che Vabbè, passa dove c'è l'orecchio, per cui non. però Esatto, dai, nel senso non. l'abbiamo Sì. salvato E un po'. questo lo conserviamo per queste tazzine qua e questa scritta qua la useremo più tardi. Ops, non mi vedono. Così mi vedete? Sì. Sì. Intanto controllo ancora. Infatti perché non ero forse nell'inquadratura. Ok. Quindi abbiamo creato la pagina. Sarà così. Il retro così. E dentro abbiamo i qua. Adesso io ho già tagliato i cartoncini, quindi questo non so se serve ancora. Ok, vediamo, E ho lascia un po'. tagliato un cartoncino verde. No, quant'è? 30,5, sì. L'hai lasciato Sì, ho la lasciato la lunghezza? lunghezza 30,5 per 10 centimetri. Mettiamo un attimo da parte.
Poi ho tagliato 4 cartoncini 10x10 centimetri. Ok. Qui stai facendo, ci stai facendo la cascata? Sì, la okay. cascata. Poi ho ripreso le teiere, che c'era una pagina con delle card con tutte le teiere, e ho ritagliato quelle un po' più piccoline, diciamo. Ce n'era una un po' più lunga e non ci stava, perché le ho fatte 9x9 centimetri. Quindi adesso le andiamo a incollare sui cartoncini. Aspetta, devo recuperare sì? la colla. Ah, sì, no. Sistemati tutta la tua valigetta qua di là, così. Sì, sì. Così. Poi quando abbiamo Eccola un secondo qua. Vi volevo dare un'altra sorpresa. Che, no, che sorpresa dopo c'è? Dopo vi devo dare una comunicazione. Ricordiamoci che devo fare una comunicazione. Che già lo volevo far prima, mi sono già dimenticata. Quindi colla nuvo, poca. Ovviamente qua abbiamo capito che Veronica piace la colla nuvo abbondare. No dai, ne ho messa pochina stavolta, pochina pochina. Mettiamo al centro. Sono bellissime anche sul retro. E infatti diciamo, il problema delle carte di stamperia è che non sai mai scegliere il lato, no? Infatti, perché sono tutte fonte retro. Non sai. Alla minta e anche la minta c'è cioè fronte retro, ma non sono doppie. È vero, è vero, cioè è vero. Sono due. Cerco di metterne un po' di meno, dai, ai lati e un pochino al centro. Poi io metterei per prima questa, non so perché mi piace di più. Piace, vabbè, quella diciamo più la più carina. La mettiamo davanti. Mm-mm. Sì, questa o questa anche? No, ma anche questa in realtà. Tutte, vabbè, tutte però belle. Tu hai scelto questa, per cui. Tutte molto belle. A parte che c'è solo questi tanti. Esatto, per questo volevo. Sì. Ma anche le altre hanno delle scritte che fuoriescono dalla tigliera. Anche questa. Ok, adesso recupero la matita. Dobbiamo andare a prendere delle misure. Comunque l'ideale in realtà sarebbe questo cartoncino lungo, leggermente più lungo in realtà, di anche un centimetro o due. Perché qua sì, ci stiamo un po' al pelo. I cartoncini base sono tutti 30 sì, no, e mezzo, sono tutti no? Assolutamente, però forse se l'ideale si è trova un cartoncino più lungo meglio. Esatto, quindi mettiamo qua la card, la posizioniamo... agli angoli, esatto. Facciamo dei segni con la matita e con il righello. Carini. Sì, sì. Con il righello allora, facciamo un po' un segno, dai. Se non vedo niente. Quindi sono 10 cm. Prendo le misure di un centimetro e mezzo dalla riga. Un altro sì, si vede molto, ma fa niente. No, cioè, ma, okay. Per, no, ma adesso lo faccio vedere da vicino. Camera, sì, perché? Uno, due, tre. Tra la luce, oggi c'è una luce. Vabbè, che noi abbiamo un supporto che dà un po' più di luce, ma. No, no, adesso faccio vedere tutto. Non vedo nemmeno io. Un po' di riverbero, eh sì. Spero di aver fatto tutto dritto. Aspettate che non vedo. Guardo io se sente le camere. No, infatti non volevo inquadrare la mia testa. Scusate, sono io che ho aperto la telecamera. No, aspetta. Non devo fare così. Ora qua. Sì. Sì, ok. Okay. In realtà anche un vede. Po' qua, aspetta, devo fare okay. un piccolo segno perché qua va incollata. Okay. Un segno così. Vai, avviciniamo. Vediamo se si vede. Sì, sì, si vede. Si vede? Si vede. Non vedo. Ok, dai 10 centimetri ho preso un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo. Perché andiamo ad incollare queste tesserine, queste card. La prima la incolliamo qui. In realtà forse dovevo cordonare, aspetta, non mi ricordo più. Vediamo. Se fosse conviene così almeno poi la piega. Sì, va... no, ecco, va allora vanno cordonate. Forse potevamo fare anche a meno, almeno di fare vabbè, almeno sei, c'è il segno in matita, è più chiaro anche per gli altri. Aspetta che ti sposto questo che magari, ok. Ok, cordoniamo, un pochino.
altrimenti poi si piega bene da solo, ecco. Sì, bene. Abbastanza, massimo lo ripassiamo. Dunque, allora la colla va messa solo in questo, in solo quest'area qua, cioè la prima striscia è questa qua dove l'ha fatto il segno. Si vede, perché non vedo. Sì, hai fatto un da qua a qua va messa la colla e va incollato il primo e poi giusto, Veronica? Sì, e poi nelle altre. Infatti mettiamo, si vede, sì, poca colla. Beh, per me è poca questa. Quindi la prima ho deciso di mettere questa, che non sarà la prima, quindi metto questa. Non mi ricordo più adesso come sono le. La prima dovrebbe essere quella che incollo qua sopra. Poi vado a incollare le altre. Le pieghe le fai dopo? Sì, lascio asciugare un secondo. Sì, no, giusto, quella andava messa per ultima. Questa, la terza. È la mia preferita, la mettiamo qua. Ok, perfetto. Poi mi sono dimenticata di fare un pezzettino con il cartoncino verde, però mi sa che non basta. Ti do un altro cartoncino? Possiamo farlo con questo, no? Sì. Proviamo. Vediamo. Vediamo se viene, al massimo non viene. Al massimo lo facciamo. Devi fare il pezzettino sotto. Esatto. Che... sì, dai. Quindi deve essere almeno di 10 cm più. Deve essere 2,5. Più ampio di questo, in pratica. Deve essere un cartoncino, esatto, più ampio di questo. Un pochino, sì. Vero, vero che bello, sì. Sono bellissimi questi cartoncini. Ah, giusto, si possono ancora alzare, poi non abbiamo. No, perché adesso le pieghiamo. Quindi le farei 15 centimetri cercando di Diciamo che questo è il centro. Sì. Cosa sarà il centro? Sì, lo mettiamo 10 più o meno. Questo 10 cm voleva fare quanto più ampio rispetto a questo? Beh, 2,5 da una parte, poi 2,5 dall'altra, ah, ecco, più o meno, okay. Anche deve 2 cm. 10 più 15 cm deve essere in totale? Sì, io proverei così. Vediamo. Vediamo. Vedete, viene, vedete. Cordoniamo. Allora, non ho capito bene cosa hai fatto, spiegami. Allora, ho cordonato un po' occhio per centrare la scritta, sì. L'ho piegata, qui mi sono messa 10 cm, l'ho cordonato di okay, nuovo. Ok, quindi questo deve essere ampio tanto quanto esatto. Questo. Esatto. Ok. In realtà anche un filino di più, però vabbè. Per dare un po' di agio. Vabbè, vediamo se vediamo. Funziona, dai. E poi qua lo faccio a 2,5 cm, lo giro. Lo taglio a 2,5 cm? Sì, effettivamente okay. Non posso tagliarlo così, però... con il righello un segno. Ok. Ok. E da 2,5 cm dalla cordonatura. Perfetto, sì. Ok. E andiamo a tagliare. Così riutilizziamo la scritta. Ok. Ok. Allora, qua la nuvo dovrebbe... Adesso andiamo a piegare. Andiamo a riprendere le cordonature. Aspetta. Ce l'hai? Che non ce l'ho qua. Ok. Ci riprendiamo tutte le nostre pieghe. Che ovviamente dobbiamo sì, potremmo essere... cordonare anche prima in realtà, forse stiamo facendo una fatica inutile, però vabbè, dai, è uguale, sta venendo abbastanza facile, no? Anche perché la nuova ha già fatto, sì, già preso. Sì, forse se lo fai prima meglio, sì. Bene, okay, quindi queste intanto si alzano così, esatto, okay. Adesso questa la andiamo a mettere, allora innanzitutto prendiamo questo e lo andiamo a mettere qua, direi, sì.
Ok, Oh, quindi che iniziamo. carino. Sì, infatti sta benissimo. Sta bene il verde. Fammi rivedere il mio prototipo prima che incollo sbagliato come Colliamo già. la ba questa qua, Sì, pratica, no, no? questa. Sì. Qua sopra, poi sotto. La base. Allora, andiamo a mettere la colla qui, soltanto nei 10 centimetri della striscia. Tra le due coordinature, in pratica. Esatto. Ok. E la mettiamo qui, qua. Quindi diciamo, allora abbiamo questo è il nostro foglio, Ecco. ok, per intero. Qua abbiamo la cordonatura che si risvolta. Noi lo mettiamo sotto L'ultimo l'ultima foglio. tazza, qui. Ok. Lo mettiamo Gli qua più o utendo. meno, sì. A Ok. occhio dovrebbe essere. Ah, sporcato qua, ok. Sì, tanto asciuga trasparente. Aspetta, lo mettiamo un attimo Ok. giù. Sì. Così. È un po' più facile. Diciamo far prendere la colla. Poi tempo di fare. In realtà dovevo farlo un po' più lungo, forse. Vabbè, vediamo, dai. Se mai rimane decorativo. No, Ti non funziona serve. la cosa, altrimenti. Ho preso male le misure, molto male, vabbè. Proviamo lo stesso, dai. Andiamo a mettere poi la colla qui. Chiudendo però. Deve rimanere sotto, ok. Mettiamo la colla. E lo dobbiamo andare a incollare dritta, possibilmente, sul foglio direttamente. Ok. Quindi l'abbiamo fissato Facciamo un attimo nella sciogliere. base. Poi, siccome appunto, come dicevo prima, l'ideale sarebbe un centimetro in più la striscia lunga di prima, su cui abbiamo incollato tutti i fogli, però è un po' corta, io vado con la. Mi fai un'aggiuntina? Sì, praticamente se Posso passare riesco. qualcosa? La Hai coppa bisogno di dal qualcosa? sacchetto. Ah, ok. Ci faccio un buchino e con un filo di spago, adesso non so quello che c'era lo spago, Ti toglio un così qualcosa. facciamo scendere la carta. Adesso sto cercando un occhiello. Quanto lungo ti serve lo spago? Poco, un pezzettino giusto da. Non so se Sì, bello, anzi. c'è un po' di perluccio. Ah, no, è venuto lo stesso, guarda. Adesso lo tiro fuori. Questa cosa ovviamente andava fatta prima. Tiriamo tutta fuori. Beh, è venuta la struttura, dai. Bene. Faccio un Al buchino più o centro. meno al centro. L'occhiello. Io lo chiamo Bello. occhiello, Sì, quindi è giusto lo no, no, no. Sì, sì, stesso. sì, sì. No. Ok, meno male. Perché è chiamato così, magari sbagliando. Fissiamo. Vabbè, Mettiamo giusto, almeno questo. tiriamo Ah sì, e sì. potevamo anche incastrarlo, dici tu, No, nel. no, dico effettivamente il nastrino ci aiuta per tirare Sì, l'insegnamento al esatto, perché il cuscino, no? cartoncino l'avevo corto, quindi questo ci aiuta a tirare giù tutta la cascata, che è venuta lo stesso, eh. Voilà. Questo è un po' lungo, poi lo Sì, tagliamo. esatto, tagliamo anche questo. Però è venuta, dai, è venuta bene anche se era Bello, corto il ci vuoi 2. vedere stupendo? Dai. Oh, fantastico. Allora, io ne ho Bello. messe soltanto 4. Se voi avete appunto il cartoncino, quello per il lungo, più lungo di 30 centimetri, potete aggiungere anche uno o due card. Però appunto dovete avere la base su cui abbiamo incollato i cartoncini più lunga. Io non ce l'avevo più lunga, quindi l'ho fatta soltanto con 4. E oltretutto qui potete Certo, mettere si può, foto anche, cioè esatto. potete farlo anche in un album di foto, mettete qua la carta scrap e qua a sorpresa Dei le vostre messaggi, foto, dei esatto. messaggi. Ok, e allora, lasciamo un attimo da parte questa del cappellaio matto e farei quella. Mi serve il basil, quello craft. Subito. Grazie. Subito, subito. Eccolo qua.
Questa è l'unica invece. Questa partiamo con un craft. Esatto, per fare la pagina interna. Se capo No, no, sulla per un. destra, se vuoi Ah, dietro, sì, un con un pochino craft. sì, magari, dai. Cioè, non vorrei invece Sono uno prendere freddo. spiraglio. Perché cioè, piove ma fa caldo. Per questa uso una base un po' più, no, un Neutra. po' più la rinforzo, Ah, ok, diciamo, strong. perché sì, vado a fare due card che magari, insomma, meglio una base più strong, appunto. Vediamo che abbiamo questo in comune. Si può rivedere il progetto? Scusami, aspetta, che No, non tranquillo. leggo. Vedi, vedi. Perché c'è il coso. Purtroppo non sono arrivata all'inizio. Sì, certo, allora i progetti, tutti i progetti li carichiamo, a parte che rimangono online, rimangono su Facebook. Se vai nella sezione video, aspetta, sposta un Sì. pochino. Se vai nella sezione video trovi tutti i live che abbiamo fatto, per cui li ritrovi. Oppure li ritrovi anche sulla nostra pagina di YouTube, su YouTube, cioè la pagina Spazio Battibaleno, carico anche lì sempre tutti i nostri video. Per cui da entrambi i lati, entrambi, come dire, da entrambe le parti li trovi. E questo qua, Patricia, non so se ci hai seguito ieri, è la seconda parte di un. Dimmi se hai bisogno. No, Ah, tranquillo. scusa. Devo vedere qua. È la seconda parte di un tutorial con Veronica che è iniziato ieri. C'è una busta qui dentro. Ho già tagliato il Questa? coso. Scusate, sto cercando cose Abbiamo che mi ero già perso preparato da casa. delle cose. Esatto. E adesso Ma non lo guarda, trovo. ah, Eccola qua, questa eccola qua, qua. Trovata, trovata? trovata. Sì, trovata. Ieri eravamo un po' più ordinate, oggi ci stiamo un po'. Abbiamo già più pezzetti di carta in giro, ma va bene. Adesso ho bisogno del il foglio con i cuori, con i fiori, deve Ah, essere lì dietro, vado a rinforzare con questo, mettiamo altri la vuoi cuori. intera? Sì, è meglio intero Intera? perché. Ok. Allora, volevo fare la copertina fronte retro con i cuori, quindi 6-19 per 14 cm e mezzo, io diminuisco di un centimetro tutto Ok. Sì, quanto scusi, ci siamo un po' perse. Allora, questa e qua è la sarebbe base. la base. Sarebbe questo, in pratica, c'è Un altro foglio un altro interno, foglio lo vado a interno. rinforzare un pochino Per cui abbiamo e detto fare 29 29 per per 19 come le 19. altre due. Ok, coordinato in mezzo, ovviamente. Esatto. Quindi questo lo facciamo 28, 28, cioè la No, non risettura. 28, 13 e mezzo, vado a tagliare a 13 e mezzo questo. Sì, cioè vuoi lasciare un piccolo Sì, margine? faccio un piccolo margine, magari poi non viene benissimo, però proviamo. 13 e mezzo per 6-19 per 18. Scusa, non ero pronta a cogliere. Quindi ci vuole un foglio. Scusami che. Sì, Voilà. scusate, non No, mi oggi rendo così conto ho che inquadrato un po' più sotto. ogni tanto vado fuori Ne inquadratura. facciamo due quindi, Sì, fai anche il giusto? retro, sì. Sì. Cos'è che era per 18, 18? 18, stavo già tagliando Ok. un'altra cosa. Perfetto. Poi io a casa mi sono già ritagliata in questa busta. Sì, te la passo io. Ok, questo lo togliamo. Sì, per il momento credo di sì. Mi sono ritagliata le carte, c'è una pagina con tutte le carte così, con tante carte, e ne ho ritagliate alcune. Sono carinissime. Perché voglio fare, usando il biadesivo spessorato, Vai a vado a decorare un po' decorare la un po' la pagina. copertina per farla La più copertina. carina. E la volevo far così, vediamo se ci piace o se. Ne volevo mettere una alternando i colori, questo è un po' troppo. Una un po' sopra l'altra, perché l'avevo già fatto su un altro. Carino. Le volevo fare così e poi con i timbri di impronte d'autore.
Ho già fatto delle timbrate su questi cartoncini e lo volevo mettere magari qua, fatto questo Alice nel Paese delle Meraviglie, volevo metterlo così e poi sul retro Bello, mi sono distratta un sì, no, secondo, stavo dicendo hai già che fatto la copertina. sì, no, stavo dicendo che ho fatto questi piccoli Queste le sono già titolini. così o me le hai sporcate un po' No, ecco, no, è col vero, vero, dovevo dirlo, le ho sporcate io con il bistress. bistress come hai fatto ieri? Esatto, con questo però, che è quello che ho già fatto vedere ieri, me lo faccio rivedere, che è questo colore vintage photo, che è Brava Irene, proprio... Irene dice che recupera più tardi, che sei Brava, brava pesta, brava, Irene. brava, brava. E beh, io inizierei allora a incollare, Vai. dai. Questo forse è un po' troppo lungo, però vabbè. Allora. Si fa caldissimo. Sì, c'è un'alfa oggi che è venuta su proprio l'alfa dall'asfalto. Un po' di nuovo. Sei stata ancora parca per i tuoi standard. Sei dritta, sì, le carte sono molto carine. Sì, lo Ho sono strappato un d'accordo. attimo Sei vista? Ah, sì. e non ero dritta. Beh, non è proprio sì, più o meno, dai. Sì, sai cos'è che ci siamo messi? Un po' più in qua e c'è lo scalino del tavolo qui, vabbè. Devo mettere più dritta io, più centrata. E questo lo mettiamo dietro. Sì, questo lo mettiamo dietro. I fiori non li abbiamo utilizzati, poverini, li Sì, abbiamo infatti, snobbati. Aspetta, dobbiamo trovare il modo di usarli. mettiamo dritto, ok. I fiori dritti. Quindi inizierei mettendo le carte così con il biadesivo. E le forbici ce le ho, Ce l'hai? eh. Sì, no, Quelle ce ce le l'ho, ho, non dai. so dove, ma ce le ho. Aspetta che cerco. Ah, ce l'ho, eccole, Fate. trovate, Avete freddo? Un po' di corrente. Ho aperto un po'. trovate. Mettiamo un po' di adesivo. Mettiamo solo sopra, perché Ok. comunque vanno un po' sovrapposte, così o così, da come le Ah, giusto, metto, rimetti un sì. po' sopra che sotto. Sì. L'altra la mettiamo magari un po' nel mezzo. Sta nel mezzo. Io ne metto 5, ho fatto un po' il calcolo, ce ne stanno 5 più o meno di carte. Allora, mettiamo Carine sempre nel mezzo, dai. queste decorazioni succhiate. Tu di solito in un album così, in un album così, quante pagine riesci a mettere? Non ho tanto il numero di pagine, ma come le riempi? Ah, beh, certo. Cioè... Puoi metterne ma Tu anche di solito 4, dai. Io ne ho 4. fatte solo 3, però secondo me ce ne stanno anche 4. Ah, giusto, qua abbiamo messo tre, giusto, abbiamo messo tre anelli, quindi tre No, ma pagine. puoi inserire dentro Dentro, sì, anche, dentro la dentro pagina, l'elastico, sì. esatto. Aspetta, devo andare seguendo il. Cosa ci stai mettendo lì? Dove? Quell'ultima carta. Ah, ok, sì, Sì, capito. alterno nero e rosso, Sì. sembrava più. Anche se. No, Infatti voglio stavo mettere dicendo, questa è questa, no, proprio questa, carina. dai. Poi ho pensato magari la voglio usare per No, no, qualcos'altro. meglio davanti Sì, che sul retro, dai, la infatti. mettiamo. L'avevo tagliata apposta anche perché era. Poi quella davanti è proprio più visibile. Ok. Bello. Un Ci po' lunga, la piace. mettiamo magari sul retro, dove... Eccola qua, e mettiamo questa. Vai, Posso vedere vai. quell'altro? Scusa, Magari alla la taglio fine. un Oh, ma no, ma ci pochino. sta, anche se va sotto, non è brutto. No, ma perché qua poi volevo ritagliare una sagoma di Alice. Ah, Volevo mettere ok. Ah, no, un'immagino di ok, Alice. allora Quella no. la metto Questa anche... No, la la mettiamo anche usiamo sul per retro, dopo. ma... La usiamo dopo.
ci mettiamo un'altra sagoma, non lo so, un altro ritaglio. Aspetta, ho tagliato un po' piccolo in realtà, facciamo così. Aspetta che Irene dice qualcosa. Cosa dice Irene? Vediamo, leggimi tu perché da qua non leggo. Questo progetto è bellissimo, mi piacerebbe farlo uguale, ma non ho mai fatto un album. Poi? Non riesco a leggere perché devi schiacciare altro. Sì, scusami, sto mandando via Veronica. Spero di riuscire prima, soprattutto devo prendere le carte. Guarda Irene, in realtà non è... Se segui il... Ieri eri con noi. Forse sì, ieri forse online. Ha commentato. Sì, mi sembra fatto anche secondo me. Non è difficile, basta magari, ovviamente magari il primo ci metti un po' più di tempo o non so, magari ti viene un po' meno preciso, però ti assicuro che non è difficile. No, anche perché ho utilizzato soltanto le carte, qualche cartoncino colorato e taglierina, sì, cartoncino vegetale, non ho utilizzato niente di... particolare, infatti, diciamo. Anche la crop, poi ieri forse non l'ho detto, mi sono persa in chiacchiere, ma non è così secondo me necessario, nel senso che io faccio passare i fili qua dentro, basta fare il foro, diciamo. No, se non avete la crop adel basta fare così, farlo intorno, cioè, farlo sì. Intorno, fai il nodo dentro e metti lo stesso tutte le pagine. Quindi davvero bisogno solo del pad. Poi non, sì, per forza essendo, quello di Alice, puoi usare quello così che vuoi. Ricco, le carte essendo così ricche sono autodecorative. Non c'è bisogno di tanto. Sono davvero stupende. È penso il mio pad preferito. Poi ieri mi hai chiesto quanti album hai fatto. Alla fine ho fatto due album. Ma ho fatto anche un contenitore, molto probabilmente, per contenere i libri di Alice. Ah, che carino! E che è venuta un po' una... insomma, era uno dei miei primi lavori, un po' storto, devo dire, cioè, però... Ma è, come dire, è fatto a mano. Sì, no, ho fatto io la struttura, però è stata la prima volta, non era così malvagio, ecco. C'era qualche... Sempre col cartone vegetale l'hai fatto? No, perché non sapevo ancora dell'esistenza del cartoncino vegetale, quindi utilizzavo quello che avevo, infatti i risultati poi si sono visti. E quindi... Questo sta bene lì, sì? Sì, dai, ce lo mettiamo qua in fondo. Sì? Io lo taglierei un pochino, no? Troppo... Dici? È che comunque hai preso bene, cioè nel senso, le misure da un lato e dall'altro mi sembrano giuste. Vabbè, dai, lo facciamo così. Facciamo così. Ok, ora andiamo a fare all'interno. Che bella che è, bellissima. Carina, sì, molto. E chissà se ci basta questa magari. Cosa vuoi fare? Voglio fare una card che mi ricordo più le misure, devo andare a leggerle. Dimmi che ti passo. Grazie. Non questa? E qua ti voglio vedere questo? No, la mia agendina, perché mi sono scritta le mie due. Qua. Ah, eccola. I pomidori. Devo prendere una striscia di 28 centimetri. Come ho scritto? Speriamo sia tutto giusto. 28 centimetri per 4 centimetri. Non so se questo è di 4 cm in realtà, sto andando un po'. Sì, giusto 4. Oh, meno male, dai. E la andiamo a cordonare a metà, quindi a 14. Ma non so se posso usare questa, vediamo un po'. 14. Pieghiamo. Poi 14 e 7. Andiamo a piegare ancora la metà della metà, in poche parole. Solo da un lato? No, da tutte e due, adesso facciamo anche dall'altra parte, mi vedete, sì? Questa è una carta facilissima, ho fatto anche con mio nipotino, quindi secondo me si può fare anche con i bambini, sì, abbiamo fatto un bigliettino di auguri. E quindi, piegato a metà e poi a metà e della poi, metà? Sì,
Dovrebbe essere così, sì. Dovete piegarlo poi in questo modo. Vedete? Sì. So, con... Riprendiamo le Esatto. cordonature. Poi, le mie buste, eccole qua. Mi Si è sono già tagliata, sì, preparata, sì, infatti. con tutte le mie taglie, perché sennò stiamo qua. La Giovanna si prenota questo pad. Ciao Anna! Stiamo facendo le altre due pagine. Aspettate che non trovo un pezzettino già tagliato. Se vuoi che te lo cerchi io, se cosa volevi Aspetta, cercare. trovato, eccolo qua. In realtà non lo volevo fare questa striscia con il bazzo il bordeaux, però vabbè dai, è uguale. Allora io mi sono preparata due quadratini, sempre con le stesse carte, per quello volevo forse cambiare, era meglio fare questa base rossa. Però beh, sono 6x6 cm questi due quadrati, più o meno. E poi ho tagliato altri due quadratini, 5x5 cm. Ok. Giusto? L'avevo scritto. Sì, 5x5 cm. E le ho timbrate sempre con i timbri impronte d'autore. C'è tutto un set di timbri proprio dedicato alla Regina di Cuori. Ah sì, giusto, con tagliate la testa, Esatto, sì. con tagliate della testa di Rosso Tingeremo. E poi ce n'è un'altra che la farò qua la timbrata perché non l'ho preparata. E poi mi sono preparata anche, mi sono ritagliata la Regina e Alice, dov'è? Le forbici proprio come ho fatto Sì, ieri. Ok, dal c'è una pad. pagina del pad che ha proprio tutte queste. Erano due tag in realtà, io le ho ritagliate. Allora, innanzitutto vado a incollare Ma queste se due noi questo lo scritte. usiamo così, al Infatti, contrario, che esatto. dici? Sì. Almeno vanno sopra questi. Sì. Cosa dite? Perché magari così si perde un po'. Infatti, usiamolo Poi quindi almeno lo dobbiamo. usiamo. Esatto, poveri fiori. Le ho snobbate. Adesso lo ripieghiamo al contrario, quindi quel foglio, quella con la striscia. Lo incolliamo sopra i cartoncini da 5x5 cm e quelli da 6x6 più o meno. Sono stata precisissima nel tagliare questi cartoncini. Chi lo dice? Cioè, uno un po' più piccolo in realtà, però vabbè. Ok, allora questo lo facciamo al La ripieghiamo al contrario. contrario, dai. Usiamo i fiori che Sì, usiamo i abbiamo detto che fiorellini. non abbiamo ancora usati. Troppi cuori in effetti nell'album. Vero che la regina di cuori, però. Ok, quindi Ok, sempre così. quindi l'abbiamo ripiegata dall'altra parte. Allora, la card, cioè questo effetto diciamo pop-up, hai capito Già, ieri com'è? ce l'hai detto che facevi Sarà l'effetto così. pop-up. Bellissimo, E io prima ok. dicevo, l'ho fatto con il mio nipotino, ho fatto un'altra striscia sopra e in questi quadratini abbiamo disegnato non so, delle lettere, abbiamo fatto delle scritte, no? Poi le abbiamo messe tutte, adesso andiamo a metterle tipo così, non lo so, vediamo. E mettiamo qua. No, In modo che sbuchino, tagliate la testa ok. la voglio mettere in realtà in questa maniera. Con la regina che dice tagliate la Sì. Mi testa. Vabbè, questa la mettiamo magari qua. Che piace. dite? Sì, sì, Come sì, ordine sì, sì. ci sta? Sì, perché devono per forza essere Eh comunque sì, così, questi lo, devono che si devono guardare. guardare, quindi iniziare a incollare. Ok, quindi incolliamo Incolliamo le scritte. le scritte. No, al Per centro mettiamole però, qua, esatto. esatto. Facciamo un po', mettiamo un po' di Sennò colla al centro e finisce. non sulla card, come stavo facendo io. Anche qua. Mettiamo un po' al centro. L'avevo appena comprata, tipo settimana scorsa, forse è già Finita, sì. finita. E qua lo mettiamo un po' sulla figura magari. Anzi, qua io utilizzerei per il mio distress Ah, sulle sì? figure un Ok. pochettino Ah, per ok, sì. Per dare come l'ho tagliato. coprire un po' Il anche bianco il della bianco della carta o carta, sì. anche il nero va bene. Anche sulla regina. Un pochino. Anche qua ovviamente l'ho utilizzato, non so se si vede.
sui bordi, ho utilizzato il distress. Quindi mettiamo un po' nel mezzo. Qui, sì. Alice, eccola qua. Ok, adesso per dobbiamo incollare, la giriamo un attimo e incolliamo soltanto le due parti esterne da 7 cm. Abbiamo cordonato a metà. Questa è, ripetiamo, 28 cm per 4 cm, l'abbiamo cordonata a metà, 14, e poi a metà della metà, quindi 7, 7, 7, 7. Ok, incolliamo solo le due porzioni estreme da, esatto, 7, 7. Ok. E le mettiamo un po'... Io la metto in basso perché sopra vado a mettere un'altra cosa. Vero? Giusto che i piedi non siano fuori. Ah, è vero, è vero. Qua così. Okay. Ecco, non proprio a, al bordo, ma un po' prima, perché sennò non... Anche prima ancora, vediamo un attimo, perché deve fare un effetto così. Un po' se funziona, okay. Al massimo stacco tutto prima che incolli tutta, esatto, la nuvola, vai, proviamo. Perfetto. Dai, sì? Sì. Sì, sì. Ci siamo. Bellissimo. Del nostro spessorato sotto le figure ci potrebbe andare o sarebbe troppo... No, secondo me sì, dai, sì, ci sta, no, per dare più spessore. Sì, esatto, io ho messo la colla, potrebbe... ma effettivamente è un'idea, brava, sì, brava. Esatto. Per dare più... Ormai ho incollato, sennò non potevo metterla, hai ragione. Perfetto. Poi un'altra card facilissima che vado a mettere qua sopra, sì. Ora ho bisogno, se mi può passare per favore, il cartoncino rosso. Il bordeaux. Che non l'ho preparato a casa, quindi lo facciamo insieme. Questo bel cartoncino rosso. Tagliamo 20x20 cm. Allora, io ho pulito anche di qualche anno di lavoro. Grazie. Così ho creato giusto perché... Caos. Un pochetto, venti per 20, è la batteria scarica, no davvero, è il 20%, sempre così, no dai, 20% dura, non dura più niente sta batteria. Okay. 20x20 cm e poi coordiniamo a metà, 10x10. Adesso ho l'ansia. No, la batteria. No, 20x100 tira un po', dai. Ce la possiamo fare. 10x10. E soltanto su due quadrati, uno e uno, andiamo a cordonare a metà, okay. In diagonale. Aspettate però che devo dire. No! No! Vado a prendere un altro cartoncino bordeaux. No, ce n'è un altro bordeaux. C'è? Ah, sì, c'è. Ecco. No, qua. Ho usato la, la lama questo, al posto questo del... Questo è l'ansia del 20%. È l'ansia del 20%. Facciamo al volo, 20x20. Sta via. Dieci per dieci. Ho preso le misure, bene bene, e la lama. Allora, cordoniamo a metà. L'abbiamo fatto per far rivedere il procedimento, in realtà. Sì, sì, l'ho fatto apposta. Era voluto. Qui solo da una parte. Esatto. Ok. Altre cose forse dovrei averle già pronte. Andiamo un attimo a... Riprendiamo le pieghe. Andiamo a fare il nostro quadrato. Ok. Ora le pieghe vanno verso l'interno, vedete? Sì. No, Irene, non capita solo a te, capita a tutti. Ok. E questa è una card semplicissima.
anche lei è già fatta, già, è già pronta, e vado a mettere, ho già tagliato anche qua, avevo una figura pronta, forse il re, poverino, non nell'altra busta. Siamo pieni di buste qua, mm-mm, con pretagliati. No, c'era anche lui però, che era carino. Vediamo. C'è lui oppure? No, il re è piccolino in realtà, sì, il re l'ho piccolino. Tagliato male, potrei tagliarlo al volo, ma non so se riusciamo. Questo è carino, dai. Da mettere così, da ritagliare, quindi 9x9 centimetri, lo tagliamo. Andiamo da qua sotto, vediamo, 9, si sì, stagliano un po' le... Tagliamo un po' le gambe, ma vabbè. Ok. Vediamo se qua è 9. Più o meno. Perfetto. Mettiamo un po' di colla. E la mettiamo sulla copertina. No, ci sta. Sì, sta perfetto. Tagliato bene. All'interno io volevo mettere questa tag, questo elemento decorativo con la scritta tagliata, non tagliate la testa, l'altra, che fate largo alla regina di cuori, vediamo se ci sta. Ma ci sta questo, perché questo qua è il Michael, sì, è il suo paggetto. Sì. E la volevo mettere il re invece nell'altra, nell'altro spazio libero, vediamo se facciamo in tempo. Se non ci sentite più siamo morti. Magari sai cosa facciamo? Allora fai questa, poi lo metti nella pagina, assembliamo. Esatto. E poi se ci rimane tempo facciamo anche la... No, infatti volevo far vedere come assemblare, perché ho cambiato già in corso il progetto. Attenzione, da ieri oggi hai già cambiato. Eccolo qua. Fate la regola origine di cuori, ci sta. Ok, quindi hai preso, fammi vedere, passami il coso, facciamo vedere il set. Ecco, ho utilizzato qua tutte le scritte praticamente. Però quello che appunto ho usato anche prima. Tagliatela alla testa e di rosso le tingeremo. E adesso okay, sto utilizzando l'ultima. Dai, che ti passo questa. Grazie. Di farla bene. Piano piano, non vado troppo. Ah, è venuta bene, benissimo, brava, bene. Molto molto bene, sì. E la mettiamo qui. Un po' di nuovo, dalla parte giusta. Qua, la volevo mettere qui in alto. E qui volevo mettere il re, ma non mi sa che non facciamo in tempo, preferisco farvi vedere come fare il montaggio. Esatto, diciamo, preferisco farvi vedere poi come inserire. E lo volevo mettere qui e qua magari potete incollare qualche altra cosa. Ritiro solo fuori un secondo l'organico. Perché la incollo sotto per poter chiudere. Ah, ok. Perché sennò rimane comunque un po'. Un po' aperta, però potete anche non farlo. Quindi qua dietro faccio, metto la colla dappertutto, poi ci metto anche la... Prima di incollarlo sulla base ci metti l'organza. Ci metto questa. Ho un filo, quello che un brasso volete. Per chiudere. Esatto. Ovviamente ho abbondato anche con l'organza. Quindi. Ok. Facciamo già il fiocco così vediamo di tagliare questa infinità di... Sì, bella abbondante. Sì, un po' troppo. Ok. Adesso non cambio più in corsa, la chiusura la faccio come avevo intenzione di farlo all'inizio, dai, perché non c'è tempo. Era più lungo, era un procedimento più lungo. Sì, perché ho messo il cuoricino sul dorso, no? Quindi non volevo che rimanesse visibile, no?
e volevo quindi cambiare la. Ma scusami, mi sono persa, cosa che non Sì, volevi? allora ieri ho messo questo cuoricino che volevo che rimanesse visibile. Se metto i fili, sì, non si vede tanto, Ah, però non ok. importa, dai, non importa. Allora, Allora, fili. intanto abbiamo queste tre. Esatto, e questa. Queste sono queste tre. Ok. Allora, Abbiamo la prima, facciamo vedere, la vai. prima, abbiamo la finestrella taschina. La seconda abbiamo il meccanismo, aspettate che mi appoggio, della cascata. E questo invece è pop-up. Molto bello. Ok, ora assembliamo il tutto. Tanto io taglio questo perché non lo posso vedere su quello che ho Ah, brava, scritto. brava, taglia Tanto quello. che tu prepari. Allora, io poi ho preso un filo bianco e semplicemente faccio così. Quindi va bene un In un elastico, un sì, anche lo cordoncino, spago, tanto non è comunque. che deve essere, basta che. E faccio un nodo. Non riesco a fare il nodo. Ok, ce l'ho fatta. Facciamo un doppio nodo per sicurezza. Ho perso le forbici, eccole qua. Ah, io volevo mettere la pagina interna, la pagina della regina in cuore la metto in mezzo, però la devo mettere mentre, perché c'è quella carta pop-up che non puoi inserirla dopo, no? Devi inserirla al momento Ok, mentre metti il filo, diciamo. Quindi inizio a mettere queste due. la pop-up la mettiamo al centro, quindi. Sì, la metterei al centro. Ok. Queste due sono già pronte. Facciamo un doppio nodo, anche triplo, così giusto per stare sicuri. Ok, e poi la Ah, giusto, mettiamo perché deve perché, passare esatto, deve sotto passare lì. pop-up, giusto. Quindi la inseriamo al momento. Si è fatto un nodo nel filo. Ora doveva farsi il nodo. Ecco. È abbastanza lungo, dai. Quindi, Quindi. Si aspetta. Sì, si vede, si vede. vede? Quindi la facciamo passare qua sotto. Ok. In E mezzo, poi lo l'altro. mettiamo qua. No, questa era con. No, Sì, devo farlo dall'esterno dall'esterno, sì. effettivamente, perché poi il nodo se no si vede da così, quindi. No, aspetta. Aspetta, aspetta, taglio da qua, facciamo prima. Ok. Taglio un pezzo lungo, poi l'eccesso. Cioè, stiamo facendo, abbiamo ancora un po' di batteria. Sì, ce la facciamo. Ok, di qua. Di là. E poi nodo. Yes. Sotto il pop-up. Annodiamo. Giro così riesco a fare meglio il nodo. Doppio nodo. Ma sì, dai, facciamo doppio. Le altre invece vengono inserite Sì, dopo, ne quindi questa lo inseriamo. chiudiamo. Questa la mettiamo qua. Per ultima. Prima Sì. mettiamo il cappellaio matto. Così. E mettiamo lui per primo. Benissimo. Ovviamente uno qui potrebbe inserirci delle altre cose, per cui Sì. qua uno ci può mettere delle Le altre altre pagine, sì. pagine, insomma. Ok, quindi questo Ora diventa così, finalmente possiamo possiamo chiuderlo chiuderlo. e accorciare questa organza di 3 metri. Sono un po'
Non so farli, no, devo dire. I fiocchi. Ti piace fare i fiocchi. Ok. Ok, tagliamo un po' di organza. Ok. Voilà, quindi questo è il nostro album terminato. Che bello, con la, col dorso che, così, con le corde. Anche farlo così in realtà, chiuderlo magari. Ah sì, il cuoricino sì. Che è un nodino. È vero, volendo qua ci si fa un nodo. Quindi diventa così. Sì. E... aspetta che adesso è troppo. Apriamo, poi non riusciamo più a chiuderlo. No. Ok, quindi poi apriamo e abbiamo le, abbiamo le nostre paginette interne. Abbiamo il cappellaio matto. Cappellaio matto. Abbiamo, rivediamo tutto. La struttura cascata. La cascata. Che poi qua... ah sì, si vede. Poi qua abbiamo l'incio. Poi abbiamo la pop-up con quest'altro pop-up. Guardate che apro. Voilà, con questa struttura così. Ops, così. Poi abbiamo l'ultima, che è quella che abbiamo fatto ieri con le taschine e con la finestra. Grazie Veronica, è bellissimo. Grazie è a voi. Stupendo, spero che vi sia piaciuto. Io adesso mi è venuto in mente, vi devo fare l'annuncio. Ah, vediamo ecco. Se si interrompe il no, video. No, no, annuncio. Allora, abbiamo pensato che era ora di fare un'altra challenge. Ok? Per questo domani posteremo bene il tutto. Vi anticipo questa cosa. Avevo pensato di fare, di proporre questa volta un album, album, mini album, quello che insomma piace di più. Il tema è io e le persone che amo, visto che ci siamo accorti in questo periodo che le persone che amiamo sono molto importanti. Ho pensato proprio di fare questo tema, quindi vi diamo un po' più di tempo, nel senso che pensavo di farlo da qua fino a fine giugno. Potete creare appunto un album, un mini album, sia cose che abbiamo fatto già noi, oppure qualcosa che vi inventate, qualcosa che avete visto in giro da altre parti. Non ci sono vincoli di carte, non ci sono vincoli particolari se non il tema. E niente, domani comunque posto bene tutto. Però volevo anticiparvi questa cosa. Mi sentono? Mi sentite? Sì, no, penso, mi avete sentito, vero? Mi avete sentita? Sì, penso di sì. E niente, spero che vi piaccia l'album. L'album insomma è bellissimo, questo di Veronica, Spells of Paper. E spero che vi piaccia anche l'idea del prossimo challenge. Bella, bella. Vi piace? Sì, molto. E vi dico anche di prepararvi, questo si avvicina l'estate, quindi qualcuno di voi magari partirà per le vacanze, se si, insomma, sono aperte le regioni. Per le settembre invece abbiamo già un'altra idea. Già. Voi raccogliete bene le idee del vostro viaggio, perché faremo uno swap. Cioè uno scambio, creerete delle cartoline dedicate al vostro viaggio in modo scrap, cioè una cartolina che riassume la vostra estate, e poi con un meccanismo che vi faremo sapere vi scambierete queste cartoline, queste carte. Comunque, questa è una cosa che rivedremo a settembre, oggi ci sono venute un po' di idee. E niente, basta. Buona serata, ringraziamo ancora Veronica per questo bellissimo progetto. Secondo grazie me è a voi, spero vi sia piaciuto. Sì, bellissimo. E... buona serata buona e serata. A presto. Ciao a tutte. Ciao. Ciao, ciao.